Cari amici, buongiorno e bentrovati. Eccoci nuovamente insieme per parlare di mercato valutario nella settimana che partirà domattina, lunedì 19 luglio 2021, fino al 24 dello stesso mese, ovviamente. E quella appena trascorsa è stata una settimana importante perché? Perché abbiamo visto per la prima volta i mercati azionari chiudere una settimana in negativo e questo ha portato ad un rafforzamento del dollaro contro le principali valute, tranne che contro yen. Su dollaro yen abbiamo assistito infatti ad un ribasso che fa pensare che cosa? Ad un aumento del risk off, un aumento del risk off che potrebbe dipendere dalle trimestrali che cominciano a uscire, che riprendono a uscire domani negli Stati Uniti. Ebbene, una situazione quella attuale che è abbastanza controversa, perché da un lato abbiamo un'inflazione che negli Stati Uniti pensavamo fosse temporanea, invece anche questa settimana sono usciti dati superiori alle attese, più 4,5 il dato sull'inflazione core, mentre il dato generale è più 5,4 rispetto ad attese inferiori e questo ha alimentato questa spirale favorevole al dollaro nel mercato dei cambi, mentre però dall'altra parte ha frenato comunque l'andamento del rendimento dei titoli di Stato che si pensava potessero salire con un aumento possibile dell'avversione al rischio. Invece sono rimasti intorno a più 1,30%, quindi questo alimenta speranze all'interno della Fed di mantenere un QE aperto a oltranza e di mantenere aperti i rubinetti della liquidità per i prossimi mesi. Tra l'altro, Jerome Powell ha parlato successivamente all'uscita del dato sull'inflazione e si è detto non preoccupato dell'andamento dei prezzi perché comunque è temporaneo e non strutturale. Questo chiaramente alimenta speranze per il mantenimento di un QE, come dicevamo, aperto ad oltranza e anche evidentemente di un mercato azionario che da un punto di vista grafico sembra poter scendere e ha molto spazio per scendere. Sembra difatti di essere su una bolla speculativa, ma ormai da tempo, e però il mercato poi alla fine non scende mai. Quindi è anacronistico parlare di correzione del mercato dei cambi finché non, di correzione del mercato azionario finché non lo vedremo e finché non vedremo qualche discesa strutturale, magari alimentata da qualche trimestrale negativa. Per il momento, quindi, osserviamo sul mercato dei cambi un andamento di diversificazione di portafoglio. Basti pensare agli institutional e alle loro posizioni sul mercato del CME a Chicago, cioè quelle sui futures, che comunque presentano una varietà di posizioni, alcune a favore di dollaro, altre contro il dollaro, quindi significa che i big institutional stanno diversificando il proprio portafoglio a seconda della valuta e a seconda del paese di riferimento in relazione alle aspettative sui tassi di interesse di quel paese. Quindi assistiamo per esempio a un ribasso dell'Australia dollaro alimentato da acquisti di biglietti verdi tra i big players e dall'altra parte mantengono gli stessi grandi, diciamo, traders e grandi istituzionali mantengono posizioni long dollaro canadese contro dollaro americano, quindi una situazione che sposta per esempio l'equilibrio del cross Australia-Canada al ribasso. Quindi noi pensiamo, cari amici, che nei prossimi mesi continueremo con questa diversificazione di portafoglio e con questa situazione che secondo noi è abbastanza, come dire, consolidata, un equilibrio voluto da tutti, con da un lato i prezzi che aumentano e quindi il pericolo inflazione che comunque sembra presente nel breve periodo. Dall'altro invece una certa tranquillità che deriva dal fatto che sui rendimenti dei titoli non ci sono grandi scossoni e quindi gli americani non pagano più interessi sul debito, un debito pubblico che è arrivato al 108% del PIL e rimane un mercato tranquillo all'interno di una bilateralità consolidata. Ecco che quindi noi abbiamo l'idea che fase laterale di euro-dollaro possa continuare con dei livelli evidentemente sotto da osservare in area 1,17, ma anche se vogliamo 1,16,20, pur mantenendo il tono di lateralità dopo il grande rialzo dei mesi successivi. Su dollaro-yen abbiamo visto la salita del dollaro dovuta al risk-on precedente e possiamo assistere adesso a delle correzioni che sarebbero pericolose solo se al ribasso, solo se rompesse i prezzi rompessero 107,5. 107,40, altrimenti rimaniamo un trend di rialzo e questo dovrebbe riportare le borse sui massimi. Dall'altra parte abbiamo una sterlina dollaro che tende a scendere in fase distributiva, ma rimane all'interno anch'essa, come vedete, all'interno di un trading range consolidato. E così gli altri cambi: dollaro Canada in controtendenza perché il dollaro Canada sta salendo, quindi un dollaro che sale contro un dollaro yen che scende rende il Canada yen in fase correttiva con un ribasso che potrebbe essere anche accelerare in maniera importante, potrebbe, ed è questo il cambio più importante, più interessante di questo periodo, e potrebbe portare i prezzi anche volendo in area 85,40, 84,80, che sono bellissime aree di supporto da osservare. Quindi manteniamo, cari ragazzi, il nostro pace, cioè il nostro ritmo di trading che
ci consente di lavorare all'interno del breve periodo in fasi laterali, sfruttando gli eccessi a ribasso o a rialzo per entrare in controtendenza. La fase bilaterale rimarrà valida secondo noi per tutta l'estate, a parte qualche scossone e in mancanza di dichiarazioni eclatanti che per il momento non ci aspettiamo. Rimanete con noi, mettete un like sul canale YouTube di Insta, di Active Trades, cari amici, e mi raccomando, continuate a seguirci. Buona giornata e buona settimana e buon trading.